Amici di Lombardia Notizie Online, siamo a Palazzo Lombardia per la presentazione di Oro by Kando, un progetto che intende realizzare una ciclovia delle Alpi Orobie nelle province di Bergamo e Sondrio. L'iniziativa intende valorizzare l'enogastronomia e dare impulso al turismo di territori splendidi. Ne abbiamo parlato insieme al collega Moreno Gussoni con gli assessori regionali all'agricoltura, alla montagna e alle infrastrutture e insieme al direttore del GAL Valtellina, Gianluca Macchi. Assessore, il progetto presentato oggi in che modo valorizza l'enogastronomia e l'agricoltura dei territori? Ma perché mette al centro l'idea del turismo slow, turismo ciclabile, il cicloturismo, mettendo in connessione una serie di territori in cui l'agricoltura anche di qualità, sono territori di diverse DOP e di diverse anche denominazioni vitivinicole di qualità, è protagonista. In un'epoca in cui c'è una fortissima attenzione di scoperta dei territori rurali, una fortissima propensione del turismo anche internazionale a fare esperienza turistica, esperienza significa anche la sensorialità, il cibo, il vino, la natura, il contatto con la natura, ecco, in questo la ciclabilità consente di connettere tutto. Che il 46% del territorio coinvolto in questo progetto sono aree protette, riserve, parchi e quant'altro, significa le parti più belle anche dal punto di vista della biodiversità, della naturalità del territorio lombardo. Assessore, il progetto in questione è un'altra iniziativa che valorizza la montagna lombarda. Sì, un progetto che noi abbiamo condiviso fin dall'inizio, mobilità dolce, il fatto di andare a migliorare i sentieri che già ci sono e quindi a valorizzarli e creare dei percorsi che poi cammin facendo, anzi bicicletta percorrendo, arrivano nei luoghi dove si possono gustare anche i prodotti enogastronomici. Questo collegamento importante tra l'arrivo, quindi l'aeroporto di Orio al Serio, che percorrendo le valli delle Orobie arriva fino alla Valtellina, la mia Valtellina, arrivando addirittura fino a Tirano, e quindi collegamento con il trenino rosso del Bernina, patrimonio dell'UNESCO. Quindi un percorso sicuramente emozionale, molto emozionale per chi lo fa, per chi lo pratica, un progetto che noi condividiamo molto. C'è stato anche un percorso sul territorio fatto dai proponenti molto importante, che ha trovato la condivisione di tutti gli enti locali, e quindi la Regione c'è con la propria programmazione negoziata, mettendo a fattor comune tutti gli enti proponenti e dando ovviamente anche un contributo per arrivare quindi alla realizzazione di questo percorso che, ripeto, valorizza quello che già c'è, e questo ci piace molto. Regione Lombardia investe nel cicloturismo da tanto tempo e convintamente anche in occasione del Piano Lombardia. Siamo convinti che diffondere la mobilità sostenibile, soprattutto agganciandola al turismo, sia un modo per scoprire e riscoprire i nostri territori e scoprirli in modo sostenibile, anche apprezzando quelle che sono le loro caratteristiche e, perché no, le numerose e fantastiche specialità enogastronomiche di cui la nostra regione è assolutamente ricca. Oro by Kando ci piace molto a Regione Lombardia ed è che è diventata insomma, in qualche modo un partner dei proponenti, perché mette a fattor comune tutte le realtà territoriali, tutti gli stakeholder dei due territori, quelli di Bergamo e di Sondrio, di fatto recuperando un patrimonio di sentieristica che già esiste, quindi di ciclovie che in qualche modo già esistono, mettendole appunto in rete, addirittura recuperando anche degli itinerari che sono previsti nel piano regionale della mobilità ciclistica. Quindi veramente un'occasione per far diventare ancora una volta la Lombardia una meta di un turismo di eccellenza, ma per tanti, quindi non di nicchia, di eccellenza ma non di nicchia. Direttore Macchi, qual è il ruolo dei GAL in questo progetto particolarmente innovativo? I GAL, come dico sempre io, si pongono come osservatori privilegiati sui territori, quindi riescono a raccogliere tutte quelle che sono le effettive necessità dei territori, attraverso quello che è il cuore delle produzioni di questi territori, quindi l'eccellenza agroalimentari, coinvolge il turismo, coinvolge tutte le attività adesso correlate, le attività culturali, ed esprime una progettualità ad ampio raggio che appunto compone un progetto di sviluppo rurale sostenibile nel tempo. La ciclovia delle Orobie proporrà 64 percorsi attraverso 139 comuni, collegando tra l'altro Bergamo a Tirano. Per oggi è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social.